L'estate alle porte, via nazionale a Nocera Superiore, è una strada pericolosa e abbandonata. Questa è la denuncia del consigliere provinciale di Forza Italia, Carmine Amato. La provincia di Salerno, il sindaco di Nocera Superiore, ancora una volta dimenticano un pezzo di territorio, lasciando senza asfalto e senza lavori di messa in sicurezza un tratto di strada che collega la ex statale 18 nel tratto comunale di via nazionale. Ebbene, ha sottolineato Amato, devo constatare che la mia lettera inviata al presidente Franco Alfieri è rimasta lettera morta. Avevo suggerito di rendere sicura via nazionale prima dell'estate, quando purtroppo si registra un aumento del traffico, anche quello pesante per la presenza in zona di numerose industrie e aziende, per non dimenticare il rischio giornaliero di chi usa moto e scooter. I mezzi saranno maggiormente utilizzati in questo periodo dell'anno e chi non conosce la strada rischia di essere vittima di cadute e incidenti. La nazionale, via nazionale, che è l'arteria più importante di passaggio, è diventata pericolosissima. Io sto spingendo molto sia a livello comunale per far sì, in base alle interrogazioni, che venga preso subito un provvedimento, perché ci sono palazzi che tremano, ci sono delle buche che bisogna e poi sono pericolose per chi arriva da fuori non conoscendo il manto stradale. Una moto che di questi tempi iniziano a percorrere le moto, la nazionale, è pericolosissimo. E l'ho detto tante volte anche al sindaco, bisogna prendere provvedimenti sulla nazionale, che la nazionale è una strada che ha bisogno di avere un intervento urgente. Noi abbiamo avuto un impegno da parte del presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, in merito a Via Ricco, che è in corso di realizzazione, in merito al viadotto sul quale stiamo lavorando e in merito alla statale 18. Sulla statale 18 il presidente della provincia ha preso degli impegni per il rifacimento anche lì di tutta la parte dei sottoservizi e della parte spondale del torrente Cavaiola, perché non si tratta, come ho detto spesso, di gettare un po' di asfalto sulla strada, ma è necessario intervenire radicalmente. Dopodiché, al netto di questo intervento radicale, e l'amministrazione nei fondi FESR 2001-2027 ha ricevuto anche buone notizie dalla regione, perché sarà riqualificato l'intero tratto del torrente Cavaiola per 4 milioni e 3 circa. Oltre a questo faremo un intervento puntuale sui tratti maggiormente danneggiati, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Ovviamente stiamo liberando delle arterie per poter iniziare su altri lavori.